Adesso passiamo ad un argomento davvero cruciale per il nostro domani, lo smog. In Italia, come nel resto del mondo, nell'aria che respiriamo, sono contenute polveri sottili, invisibili, ma molto pericolose. Teresa Paoli è andata ad indagare in una delle zone più a rischio del nostro paese, la Pianura Padana. Tutte le mattine milioni di italiani fanno questo gesto. Probabilmente non ci rendiamo conto che girando la chiave e mettendo in moto la macchina mettiamo in serio pericolo la nostra salute. I gas di scarico sono infatti una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico, un problema che riguarda tutta l'Italia, ma che è particolarmente grave qui, nella Pianura Padana. A Padova i livelli di polveri sottili sono molto alti e ve lo dimostriamo. Siamo di fronte a una delle 34 centraline fisse della rete regionale ARPAV per misurare il livello di polveri sottili. Ecco come funziona la centralina. Cos'è questo? Questa è la testa del campionatore di polveri sottili PM10. Tutte le polveri con diametro medio inferiore a 10 micron arrivano al campionatore. Capito? Vengono filtrate solo le polveri più piccole, quelle che più facilmente entrano nell'organismo, le più pericolose. Riassumendo, questo tubo è collegato alla testa di campionamento che abbiamo visto sopra. Certo. Poi qui abbiamo dei filtri, vengono posti qua dentro, un filtro nuovo, e da qui riprendiamo un filtro dopo 24 ore in cui si è depositata la polvere sottile. Certo. Dopodiché c'è un raggio beta che misura... Misura, in base alla sua attenuazione, misura la concentrazione di polveri campionata nelle 24 ore. Questo è nero perché c'è la polvere? Questo è nero perché c'è parecchia polvere. Quindi che misurazione abbiamo oggi? Oggi siamo poco fortunati, nel senso che abbiamo una misura che supera il limite di legge, che è 50 microgrammi metro cubo. Abbiamo ottenuto 56 microgrammi metro cubo. Siamo per 6 microgrammi superiore, al di sopra del limite di legge. A Padova succede spesso, la legge consente 35 sforamenti all'anno e solo nel 2012 qui ce ne sono stati 91. Tutte le città della zona sforano i limiti di legge imposti dall'Unione Europea. Uno dei motivi, ma come vedremo non l'unico, ha a che fare con la conformazione del territorio. Ce lo racconta il dottor Marco Monai. Ci sono, direi, tre ragioni. Primo fattore, i venti alle medie latitudini, vuol dire tra i 30 e 60 gradi nord o sud, sono in prevalenza da ovest. Se noi abbiamo una barriera come l'abbiamo nelle Alpi, è chiaro che questi venti non riescono a spazzar via gli inquinanti. Seconda ragione? Seconda ragione, la Pianura Padana ha dei rilievi non solo a ovest, ma anche a nord e anche a sud, cioè praticamente circondata dalle montagne. Durante l'inverno si crea come un lago di aria fredda e questo genera un'inversione termica, e l'inversione termica è una trappola per gli inquinanti. Quindi le polveri sottili non riescono ad andare in alto e rimangono schiacciate in basso tra noi. Assolutamente sì. Terzo fattore, purtroppo proprio l'inverno è la stagione meno piovosa nel nord Italia. Quindi quando avremmo più bisogno dell'azione di lavante della pioggia, questa cade meno. Quindi la pioggia è positiva perché lava. Esattamente. La Pianura Padana è come una stanza chiusa dove tutto quel che c'è ristagna. Pensate che nel 1978 Pietro Diacono, un tranviere milanese, provò a trovare una soluzione estrema al problema di fronte ad un Enzo Tortora visibilmente esterefatto. Io propongo di aprire una finestra in Val Padana. C'è un solo punto dove aprire la finestra. Qui,
sul passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare, senza tutte quelle curve. Mi perdoni se insisto, c'è forse un pizzico, ma ci abita della gente, credo. Sì. L'idea di Diacono di spianare il passo del Turchino per aprire una finestra sulla pianura e far così entrare l'aria è assurda, ma rende bene il senso del problema. E dunque, in questa regione dove il ricambio d'aria è nullo, l'unico modo per liberarsi dallo smog è ridurre le emissioni inquinanti. Il traffico, il riscaldamento degli edifici, gli inquinanti delle industrie sono tutti fattori che chi governa ha il potere di condizionare, o almeno dovrebbe averlo. Maria Grazia fa parte dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori e si è rivolta più volte alla Procura per denunciare la mancanza di piani antinquinamento adeguati. Voi andate a vedere qui all'Arcella dove siamo, noi dal 2006 la gente di questo quartiere respira biossido di azoto oltre i limiti sanitari dal 2006, polveri sottili dal 2005 sistematicamente. Quindi vuol dire che le azioni che dovrebbe fare il sindaco, che dovrebbero fare i sindaci, che dovrebbe fare le province, perché le province non hanno mai approvato i piani di azione dei sindaci. Ma non è un problema troppo grosso per i singoli comuni? Sì, è un problema molto grosso, ma se non si affronta sistematicamente come impone la legge, non verrà mai risolto. E per la legge infranta, la Commissione europea ha già multato il nostro paese. Adesso noi abbiamo una multa, noi paghiamo in termini di salute, ore di lavoro perse, costi enormi di farmacie, ricoveri, ospedalieri, e poi paghiamo anche perché i costi della multa che ci viene data dalla Comunità Europea cadono sui bilanci della Regione Veneto. I costi enormi dell'inquinamento li paghiamo tutti, dice in sostanza Maria Grazia, e i piani antismog per adesso sono inefficaci. Sentiamo il sindaco di Padova. Ci siamo mossi nella direzione di cose possibili, dopodiché le polveri sottili hanno una fonte, sono emesse prevalentemente da veicoli che circolano. E la riduzione dei veicoli si può fare offrendo dei percorsi e dei mezzi alternativi. Non è che posso ridurre i veicoli semplicemente dicendo alla gente di non andare a lavorare. E perché non si creano percorsi alternativi? Allora, in parte li abbiamo fatti, per esempio piste ciclabili, le ho già detto del tram, e in parte non siamo in grado di farlo perché non abbiamo sufficienti risorse. Non ci sono abbastanza risorse, dice il sindaco, e nei comuni vicini la situazione è molto simile. Siamo a Treviso, qui c'è un piano antismog che coinvolge tutto il comune, non solo il centro, ma il livello di inquinamento dell'aria continua ad essere allarmante. E allarmante è anche la confusione dei cittadini riguardo alle polveri. Sai cosa sono le polveri sottili? No. Non sai? Non lo so. E la sua macchina che tipo di macchina è? A benzina. A benzina, però lei ha il permesso? No, no, io non ho il permesso, ma circolano tutti. Lo sai che esiste un piano antismog qui a Treviso? No. Sì, c'è un piano antismog, ma ci sono le eccezioni. Ma ci sono eccezioni, dice la signora. I danni alla salute sono certi e nell'attesa di un investimento serio a livello nazionale qualche piccolo passo in alcune regioni si è fatto. Anche in Emilia-Romagna il livello di polveri è molto elevato, ma è attivo dal 2003 un piano antinquinamento che riguarda tutta la regione e in 10 anni le polveri sono diminuite del 25%. A Modena, per esempio, gli sforamenti sono ancora più del doppio di quelli ammessi, ma dal 2005 ad oggi sono passati da 160 a 80 all'anno. E che cosa si è fatto di concreto? Oltre a far muovere le persone in bici con un servizio di bike sharing completamente gratuito, qui si punta passo dopo passo ad un cambiamento strutturale. In centro ci sono mezzi elettrici che trasportano rifiuti. E sparse per la città ci sono 10 colonnine elettriche, perché l'obiettivo è potenziare una mobilità alternativa. E infine il comune di Modena ha patrocinato un servizio di consegna merci piuttosto atipico, i Bike Messengers. Per pochi euro i Bike Messengers consegnano a domicilio la spesa dei clienti, rigorosamente in bicicletta. Io ho avuto questa idea
dal momento in cui abbiamo visto che la città era già abbastanza intasata di traffico di motori e motorini e ci siamo resi conto da ciclisti che riuscivamo a percorrere delle distanze in città molto più rapidamente in bici che quando invece utilizzavamo la macchina o qualche altro mezzo motore. Quindi da lì ne guadagnate in velocità e anche in salute. Ormai sì, siamo abbastanza in forma. E in più non inquinate. E non inquiniamo, che fondamentalmente è la cosa più importante, specie in un centro storico come quello di Modena, che se anche fosse un po' meno grigio, un po' meno nero, in un mese sarebbe meglio. Idee apparentemente piccole per un problema schiacciante e di difficile risoluzione non sono inutili, servono a creare una cultura diversa, come a dire: e se domani decidessimo di avere più rispetto delle nostre città e della nostra salute, allora non saremo colti impreparati. Ed è vero, nel blocco al traffico trevisano ci sono ben 28 eccezioni, da veicoli d'epoca a quelli dei lavoratori con autocertificazione, ministri di culto o giudici di gara. L'ingegner Paolo Pierobon ci spiega perché. Queste misure con 25 eccezioni, 28 eccezioni, secondo lei, no, lo dica, sono... Non si può bloccare tutta la società, ma per esempio, guarda... Quindi è perché non si può bloccare comunque la società civile? È un problema di contemperazione degli interessi che supera le capacità dei tecnici, ma che entrano nella logica della politica, cioè che deve contemperare gli interessi, quindi deve far migrare una civiltà dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Per l'ingegnere Pierobon bisogna cambiare il punto di vista. Le polveri sono come dei rifiuti gassosi che non si possono raccogliere come si fa con il pattume. E allora servono investimenti strutturali per produrre, alla fonte, meno smog. E per far questo ci vogliono incentivi. Noi non abbiamo trovato alternative a dire efficientare fonti fisse e fonti mobili. È un lavoro capitalizzare la spesa corrente attuale. È nella disponibilità, basterebbe che il governo, se a me il governo mi dice lunedì: caro signore, hai dei soldi sotto il materasso, se tu li spendi per l'efficientamento energetico di casa tua, io te li tolgo dalle tasse, e io lo faccio subito. L'idea di Pierobon è semplice: detassare completamente le spese per ridurre il consumo energetico e quindi le polveri sottili. Ma il problema è che finora non si è mai trattato le polveri come una vera emergenza. È una questione sottovalutata? I cittadini non sempre riescono a capire quanto siano minacciose le polveri sottili per la loro salute. Quando il livello di polveri rimane superiore ai limiti per giorni, aumentano i ricoveri per attacchi d'asma e c'è un aumento di mortalità cardiovascolari. Si può quantificare il numero di vittime causate da questo problema, dalle polveri sottili? Sì, naturalmente vittime evitabili. In Italia si calcolano che siano 6.000 all'anno e che sarebbero completamente evitabili se si potesse ridurre le particelle, l'inquinamento e quindi soprattutto le particelle. C'è un pericolo che riguarda strettamente i minori, i più piccoli? Il pericolo maggiore è l'asma. L'asma è aumentata moltissimo dai bambini, soprattutto legata a questo, poi anche le bronchiti e poi anche le polmoniti. Per fortuna non almeno immediatamente il rischio di malattie cardiovascolari.